Eccomi di nuovo qua per un video, forse avete riconosciuto il luogo nel mio garage, è un luogo, un video dedicato agli addominali, sì, ebbene sì, perché sotto il video quello in cui provavo a fare la routine addominali di Olorina, che vi lascio qui nelle schede, ho trovato un commento in cui mi si linkava un video che praticamente propone la challenge dei 1000 addominali. Io ho visto questo video e mi sono detta: voglio provare a fare questa challenge dei 1000 addominali, anche se non so se davvero ci riuscirò a farla. Praticamente ogni addominale va fatto per due volte, quindi due ripetizioni in serie da 25, quindi ogni addominale si fa per 50 volte. E niente, voglio provare anch'io a farlo, quindi mi sono munita di iPad e insieme guarderemo insomma quali sono questi addominali da fare. Ma prima, intanto mi collego, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, di pregare per me, cioè pregare no, perché a me pregare non è proprio la parola che mi piace più di tutti al mondo, però insomma pensatemi, perché non sarà facile fare questa challenge, e però ci provo. E seguitemi sui social, soprattutto Instagram, e trovate il link sotto, ma insomma anche seguitemi su Facebook, perché anche lì appunto vi informo ogni volta che posto un video. E quindi niente, io direi che possiamo iniziare la nostra routine. E metterò qui un contatore più o meno, insomma, per verificare che effettivamente io faccia 1000 addominali. E ovviamente manderò un po' più rapidamente il video quando farò gli addominali, perché insomma, se no staremo qui forse non so quanto tempo. E nelle pause vi dirò cosa penso. Speriamo bene. Iniziamo dal Russian Twist, io almeno l'ho sempre chiamato così, e andiamo. Ok, il primo l'abbiamo fatto. Quindi vediamo che cosa c'è dopo. Ah no, vi ho detto una cavolata. Sono due ripetizioni da 50, appunto. Quindi 100 addominali per ogni tipo di addominale. Quindi devo farne altri 50, perché ne ho fatti solo 50. Mi sembrava troppo semplice. Ok, bicicletta, 2 da 50. Si sentono, già si sentono, e praticamente ne ho fatti 200, vabbè, un quinto, sì, forse, andiamo avanti. Ok, poi c'è l'alzata delle gambe, leg raise,
Però qui dice due serie da 25 e noi facciamo due serie da 25. Io comunque aspetterò il conteggio finale perché sinceramente così a mente non riesco a fare il conto, a tenere il conto se li faccio davvero 1000, speriamo di sì. Poi vediamo cosa c'è. Ok, altre due serie da 25 di questi. Ora arrivano due serie da 50 di un tipo di addominale che io non amo particolarmente, però devo farlo, i B-crunches, e ok, due serie da 50, andiamo. In 3 riprese, ma sono riuscita a farne 50. Oh, questi si sentono e poi sono quelli assistiti, quindi con le mani, perché se fossero stati quelli senza mani, cioè non li avrei fatti. Oh, ora altri 50, non so come riuscirò a farli, ma ci riuscirò. E boh, quanti saremo? Forse siamo a metà? Speriamo. Oh, altri 50. Oh. Se faccio questi, diciamo che una bella parte me la sono tolta. Andiamo. Oh, questi pure li farò in 2 o 3 volte, credo, Però l'importante è farli tutti, cioè alla fine non è mica una corsa contro il tempo, cioè gli addominali bisogna farli come ci si sente, anche perché se li si fa con calma si fanno bene, altrimenti con la fretta, con l'ansia si fanno male e non servono a nulla, quindi facciamo questi altri 50. Ce l'ho fatta, 100, ne ho fatti 100, che caldo,
100 addominali fatti. Vediamo cosa c'è dopo. Ok, adesso ci sono i plank laterali, quelli con... Pulsis, come si dice? Bisogna farli 25 su ogni lato, due volte, quindi 100 anche di questi. Allora, l'importante qui è la forma. Bisogna posizionarsi bene prima di iniziare, quindi il gomito va sotto alla spalla, non così, altrimenti ci facciamo male, quindi sopra la spalla. Cominciamo. Anche questi non è che siano proprio bene aggrediti. Il problema è che sul tappetino tendo a scivolare perché inizio a sudare, quindi mi scorre il braccio. Ok, 50 ne abbiamo fatti e non è poco. Bisogna rifarli. Credo di essere comunque almeno a metà della sfida, cioè dai, 500 li ho fatti. Speriamo, mi consolo pensando di averli fatti. E 25 fatti. Vediamo cosa c'è dopo. E adesso abbiamo due ripetizioni da 25 di toe touches, quindi questi. Non ho capito perché di alcuni sono 25, di altri 50 e di altri 100, ma comunque. Questi sono abbastanza indolore, basta respirare nel modo giusto e si fanno. Vediamo che cosa ci aspetta dopo. Due serie da 50 di crunches semplici, e quindi questi sono con quelli di prima 150. Ok, due serie da 50 di crunches. Li faccio in scioltezza. L'importante qui è tenere bene la schiena appoggiata e andiamo. Sapevo che questa serie l'avrei fatta senza pause, sarà da niente.
sto qui nel garage che saranno più di 30 gradi, quindi si respira anche male e si fatica tantissimo. Io infatti sono sudatissima, nonostante poi non è che stia facendo cardio o chissà quale attività pesante, però cioè, veramente non si respira qua dentro. Facciamo la seconda serie da 50. Riuscirò anche questa a farla senza interruzioni? Vediamo. Fatta. Comunque queste challenge, devo dire, sono molto più belle secondo me rispetto a quelle sul cibo, cioè tipo mangio 24 ore un cibo solo di un colore, ok, può essere carina fatta una volta, ma se poi la fai 5-6 volte con colori diversi, ma alla fine è sempre quella, almeno mangi solo un sacco di schifezze e non fa nulla. Almeno in questa challenge metti alla prova il tuo allenamento e la tua resistenza, insomma ti metti alla prova e fai anche almeno attività fisica, che non guasta mai. Ok, ora ci sono due serie da 50 dei reverse crunches e questi mi piacciono. Andiamo. Altri 100 fatti. Secondo me io questa challenge la supero. Ok, due serie da 25 di questi. Sto iniziando a non sopportare più gli addominali, per quanto poi gli addominali siano gli esercizi un po' che in generale preferisco fare, mi piacciono rispetto, che ne so, per esempio all'allenamento braccia, cioè quelle veramente no, non le sopporto, lo faccio, ma anche con i pesetti da 2 kg patisco veramente tantissimo. Facciamo la seconda ripetizione da 25. Altri 50 fatti. Non credo che manchi ancora tanto, perché nel video mancano 2 minuti, quindi dovrei aver quasi fatto. Ora ci sono due ripetizioni da 50 di un addominale che non dovrei patire a fare, e cioè il tocco dei talloni, quindi 2 da 50.
ok, questi non si fatica a farli, almeno io non fatico particolarmente. Ah. Cioè mi stanno sudando anche le ginocchia da morire. Chissà quanto manca. Non dovrebbe mancare tanto comunque. Facciamo altri 50 di questi. Ok, vediamo il prossimo. Ok, questa bisogna fare anche questo, due serie da 50, quindi 25 per gamba ogni volta. Lo voglio fare in due modi diversi. Allora, la prima la faccio così. Seconda serie la voglio fare con il trucco tirato su. Perché voglio farmi del male? Cioè alla fine è molto più semplice farli così, ma io no, voglio faticare perché sì, voglio che mi sudino, guarda anche le orecchie, ci mancano solo quelle che mi sudino. Le orecchie, mancano queste. Per il resto stanno sudando veramente cose, zone del mio corpo che non pensavo nemmeno potessero sudare. Oh, ok, poi vedo, se non ce la faccio mi rimetto giù. Ok. Fatti, vediamo cosa manca ancora, però credevo veramente che, cioè a dirlo, 1000 addominali sembrano veramente assurdi, però in realtà non è tanto più faticoso di altri allenamenti che magari faccio, quindi sono abbastanza soddisfatta. Ok, è finita, challenge finita. Vedo che mancano 4 minuti quindi all'esaurimento della scheda memoria, quindi mi devo sbrigare. Quindi non vedo l'ora di montare il video per contare effettivamente con il contatore se li ho fatti 1000. Spero di sì, spero di non aver lasciato nulla andando avanti appunto nel video con l'iPad. Quindi lo scopriremo solo alla fine del montaggio se effettivamente ho superato la challenge. Comunque, se ne ho fatti veramente 1000, sono soddisfatta perché alla fine non ci ho messo nemmeno tantissimo tempo, perché tra comunque il tempo che ho perso a cercare di far partire l'iPad, che comunque qui neanche prende più di tanto, alla fine a fare 1000 addominali non ci ho messo tantissimo se togliamo il tempo perso con l'iPad, quindi poco più di mezz'ora. Quindi io mi considero allenata, considerando poi che mi alleno sempre da sola, quindi sì, sono contenta. E fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete qualche altra challenge di sport, quindi di fitness, di tonificazione, di step, comunque di qualunque cosa che vi piace, che io possa, pensate che io possa fare o non possa superare, fatemelo sapere, perché a me è piaciuto molto che chi ha visto il mio video precedente mi abbia lasciato il link di questo per fare questa sfida,
e sarò contenta. Quindi se avete altre sfide da propormi, io le accetto volentieri e mi metto alla prova. Che non siano sfide che impieghino forza sulle braccia, perché lì già ho perso in partenza. Comunque, bando alle ciance, smetto di parlare e grazie per aver guardato la mia sfida, la mia challenge, speriamo di averla superata e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e io vado a fare una bella doccia perché questi capelli sono inguardabili, lo so, e ciao!